Grazie Presidente. Con questa mozione sarò molto breve. Impegniamo la Sindaca e la Giunta a valutare la legittima fattibilità di stipulare una convenzione che sia ovviamente vantaggiosa per questa amministrazione con l'UNEP, Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti, istituito presso la Corte di Appello di Roma, per il servizio di notificazione degli atti e in relazione ai tributi comunali, quali l'IMU, Tari, Tasi, occupazione suolo pubblico, imposta su pubblicità e affissioni. Servizio notifiche che attualmente è effettuato da Poste Italiane o comunque tramite altri canali attualmente in essere. Sarebbe il massimo poter raggiungere nell'era informatica e telematica ogni singolo utente per i tributi locali tramite PEC, quindi attraverso la posta elettronica certificata, che sarebbe anche a costo zero, quindi un vantaggio sia per l'amministrazione che per i cittadini. Sicuramente un provvedimento che potesse appunto raggiungere tutti tramite PEC assicurerebbe un atto notificato e la piena prova dell'avvenuta notifica. Purtroppo ad oggi non è ancora possibile, sembra strano ma è così, notificare atti in questo modo per la totalità degli utenti. Pertanto l'amministrazione si propone di chiedere alla Sindaca e alla Giunta di valutare un'alternativa, quindi rendere possibilmente più efficiente il sistema notifiche per questi atti. Le notifiche, come sappiamo, non vanno sempre a buon fine, purtroppo, attraverso una serie di escamotage che l'utente purtroppo può adottare appunto attraverso degli strumenti, e soprattutto se curate da società private o esterne che curano, ahimè, la mera spedizione del provvedimento o dell'atto, senza poi badare effettivamente all'efficienza e al raggiungimento del risultato della notificazione, che è appunto la notifica medesima e quindi la presa a conoscenza del provvedimento da parte dell'utente. Questo succede appunto purtroppo per Poste Italiane, che appunto ha una missione che è quella appunto di spedizione, ma poi non cura effettivamente, o la cura ma non ha quella professionalità specifica che serve a curare la notifica, oppure avviene anche con società private munite di licenza prevista dalla legge. Un dato di fatto che ci porta appunto a chiedere questa fattibilità di stipulare una convenzione con l'UNEP è proprio il fatto che Roma Capitale si vede presentati numerosissimi ricorsi per quanto riguarda appunto i difetti di notifica, quindi per questioni di rito, non tanto del merito del provvedimento stesso, che sono tra i primi motivi di ricorso. E in questo caso la procedura di notifica da parte dell'amministrazione deve essere ripetuta ex novo, quindi spendendo altri soldi per la notificazione, cercando di sanare il difetto di notifica precedente fatto in quelle modalità che oggi conosciamo, mentre l'ufficiale giudiziario ha la possibilità non solo di essere più professionale, comunque specifico nell'attività di notifica, ma notificare anche a soggetti diversi dal destinatario stesso, può lasciare appunto l'atto nelle mani del portiere, del vicino di casa, ha tutta una serie di strumenti che purtroppo altre società private non possono fare, costringendo poi il destinatario, magari non trovato al domicilio, di recarsi alla casa comunale e quindi creare ingorgo purtroppo per il ritiro dell'atto stesso. Inoltre, così facendo, si potrebbero risparmiare risorse umane che potrebbero essere reintegrate e riutilizzate per altre funzioni. Come sappiamo, l'organico di Roma Capitale è sempre in perenne sofferenza, nonostante gli sforzi di questa amministrazione nel cercare di colmare. E cosa ancora più grave, che il difetto di notifica appunto rilevato all'interno dei ricorsi fa sì che il comune diventi soccombente in giudizio e quindi deve anche pagare le spese di lite. Tutto questo per esigere un tributo locale.
La maggiore specializzazione quindi degli ufficiali giudiziari è un punto a favore che vuole raggiungere questa mozione e una cosa molto importante è che la struttura e il servizio di notifiche presso l'UNEP, quindi presso la Corte d'Appello di Roma, appartengono già alla pubblica amministrazione e quindi al Ministero della Giustizia, che è diretto dal Presidente della Corte d'Appello di Roma. Ed è tutto sottoposto periodicamente ai controlli ispettivi del Ministero stesso, garantendo anche la massima trasparenza per quanto riguarda le procedure. Quindi la ratio di questa mozione appunto è un atto di indirizzo che va nella direzione sia di economicità e sia di efficienza della notifica stessa. Grazie.